Eccoci. Eccolo. No, perché c'è un'ora di tempo. Lo so. E qua il tempo vola, ragazzi. Davvero. No, e quindi ti dicevo, quella lì in Australia è stata sicuramente la partita dove ho sofferto di più dal punto di vista emotivo. Perché comunque era uno dei primi slam, il primo slam dove giocavo in main draw e quindi c'era la federazione a vedere, c'era Barazzuti, Palmieri, questa gente qua, e ci tenevo a far bene, ma ero troppo teso e non sono riuscito proprio a esprimermi. Infatti ti dicevo, il primo slam dove ho giocato bene è stato Wimbledon, anche Roland Garros è successa la stessa identica cosa, non sono riuscito a esprimermi. E ho fatto bene in doppio, ho fatto quarti, ma in singolo zero, giocavo da schifo sinceramente, però vabbè. Come sta la tua famiglia? La mia famiglia sta bene, ho intravisto tua mamma ieri sera che è entrata quando eri con Giulio Zeppieri, mi sembra, o con qualcun altro. È entrata a dirti qualcosa. Sì, che andava a letto. L'ho intravista. Grande. No, sì, grandissimo. No, loro stanno bene. Cioè, nel senso, siamo in casa, come tutti gli italiani. Sì. Ovviamente, sai, non siamo nemmeno così tanto abituati oramai a stare in casa così tanto. Cioè, insieme più che altro. Perché io da una vita che non stavo 3 settimane di fila, 4 settimane di fila in casa con i miei, quindi sinceramente non sono più abituato. Mi sta pitturando mia figlia, guarda, hai visto? Sta pitturando, guarda, la vuoi vedere, guarda com'è ridotta, guarda un po'. Dai Lore, che qua è tardi, bisogna andare a letto. Va bene. Allora, ti ringrazio e presto faremo qualcos'altro, chi lo sa? Dai, speriamo. Adesso becco Zeppieri, adesso poi sentirò Zeppieri. Va bene. Lore, grazie ancora, un abbraccio, saluto a tutti a casa. Certo, anche te. Grazie mille. Dai. Grazie davvero, grazie buonanotte. Lore. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao, bello.